lo spirito del movimento, ho creato un meetup, il meetup di Bruxelles. Abbiamo iniziato a scoprire un po' come funzionavano le istituzioni, abbiamo scoperto che non sono trasparenti come, così come ci dicono, esiste un registro delle lobby che è su base volontaria, quindi i lobbisti fanno quello che vogliono perché nessuno sa effettivamente chi sono. E poi adesso, come sapete, si stanno discutendo i trattati, gli accordi commerciali tra Stati Uniti e Europa, che nessuno sa effettivamente come andrà a finire. Questi trattati che cosa dicono? Dicono che ci sarà un libero scambio, si aboliranno i dazi tra gli Stati Uniti e Europa, quindi tutto quello che noi diciamo abbiamo sempre rifiutato, l'OGM, il gas di scisto, queste opere dannose per il territorio, ce le propineranno tramite questi accordi, bypassando completamente quelli che sono le idee, quelle che sono le intenzioni dei singoli stati membri. Quindi noi questo è quello che vogliamo andare a fare in Europa, cioè andare a portare la nostra voce, non come hanno fatto i politici che fino ad ora sono stati anche sbugiardati al Parlamento europeo, come Salvini, avrete sentito che gli hanno dato del fannulone perché non si presenta neanche all'interno delle commissioni. Beh, noi questo lo vorremmo sicuramente evitare per avere una presenza costante e portare gli interessi dell'Italia in Europa. Andiamo in Europa per cambiare l'Italia. Grazie a tutti.